Grazie. Ok. Allora, più specificamente cercherò di fare tre cose con voi oggi, tre passaggi, insomma, segneranno il mio intervento. Per prima cosa cercherò di spiegarvi un po' i motivi che mi hanno portato a scrivere ancora un altro libro sull'amore. Ultimamente sono usciti parecchi libri sull'amore, su varie forme di amore, ma anche e soprattutto sull'amore romantico. E anche e soprattutto in contesto di filosofia analitica dell'amore, però vorrei spiegarvi ecco un po' le mie motivazioni, diciamo, più personali, personali nel senso dal mio punto di vista concettuale e teorico. In secondo luogo, dirò qualcosa sull'oggetto principale della mia indagine, sul tipo di amore che mi interessa, che è l'amore erotico. Anche se forse, come da questo titoletto allude, forse Vinicio Capossela avrebbe avuto da dire qualcosa di ancora più interessante, però purtroppo non fa filosofia. In terzo luogo, un po' il tema anche del titolo di questo intervento, cercherò di farvi vedere come e in che modo l'amore erotico c'entra con la libertà e perché questa connessione tra amore e libertà è particolarmente fruttuosa, a mio vedere, da un punto di vista di teoria critica sociale. La libertà dell'amore è per me prima di tutto una libertà sociale, appunto nella tradizione di Onnet, appunto, di cui avevo già parlato l'ultima volta che è passata qua a San Raffaele. Però una delle cose che vorrei fare nel libro e anche qui con voi oggi è elaborare il concetto onnettiano o hegeliano in generale di libertà sociale nella direzione da includervi momenti affettivi appunto naturali e di passività. Dunque, il titolo del libro, come ha detto anche Alessandro, è Love Troubles, A Social Philosophy of Eros, e già nel titolo c'è un po' la motivazione e le ragioni che mi hanno spinto a occuparmi di questo tema, ed è il fatto che l'amore è un problema, e l'amore è sempre stato un problema, probabilmente da i primi tentativi degli esseri umani di dare conto delle loro azioni e delle loro sofferenze. Ma oggi, al giorno d'oggi, nella nostra società, i problemi dell'amore sono specifici, sono di tipo particolare. Come ha scritto Eva Illouz, che è la sociologa più famosa dell'amore al momento attuale, le definizioni, le valutazioni, le regole, i valori e le norme dell'amore sono diventati una questione, un problema aperto, appunto una questione aperta e un problema. E poi scrive anche confusione, incertezza e addirittura il caos regnano. Ecco, questo però dal mio punto di vista metodologico, che è ispirato al pragmatismo hegeliano, questa cosa del problema e del caos costituisce una buona notizia in realtà per la filosofia. Perché come dice Dewey, la teoria ha la sua origine quando la società è disordinata, quando l'ordine sociale viene fatto saltare e quando i normali processi di interazione sociale, inclusi quelli interpersonali, sono bloccati, non funzionano più tanto bene. Il pensiero, il pensare viene fuori, emerge dalle sottili fratture degli abiti solidi, no? Abiti anche in senso di abiti emotivi, ma anche ovviamente istituzionali. Ecco dunque che per me c'è ancora bisogno, ecco, di una filosofia dell'amore, perché ci sono ancora dei problemi dell'amore che devono essere affrontati e magari un po' risolti. Innanzitutto, a quali problemi più nello specifico mi riferisco? Problemi che appunto sempre su questo livello di su questo livello diagnostico, di cui anche la sociologia dell'amore, Love Troubles li chiamerei incertezze normative, nel senso che mi sembra di poter dire, mi sembra di osservare, molto inosservato, come al momento nella nostra società, quando, no, non sappiamo più quello che stiamo facendo, non sappiamo quello che facciamo e quello che dovremmo o vorremmo fare quando facciamo l'amore, diciamo così. E non sappiamo neanche se quello che stiamo facendo, quando ci abbandoniamo o ci impegniamo in pratiche d'amore di diverso tipo, ma soprattutto amore romantico, passionale e amicizia, non sappiamo più che valore dare
a questi tipi di pratiche e se questi tipi di pratiche hanno ancora un valore e di che valore si tratta. Queste incertezze normative le ho riscontrate su in due ambiti di teoria critica. Il primo ambito è quello di una teoria del capitalismo o una teoria critica del neoliberalismo, in cui l'amore è ancora ritenuto un bene, cioè qualcosa che, sulla scia ancora di Aristotele, fa parte o dovrebbe far parte integrante o addirittura necessaria di una vita buona. No? Però le condizioni economiche, sociali, politiche date non permettono a questo bene di manifestarsi e di essere fruito. Quindi, e qui appunto Eva Illouz ha scritto cose molto importanti su questo tema, secondo lei, diciamo, in una battuta per riassumere le sue complesse diagnosi, la nostra società è dominata da un tipo di libertà, che è la libertà neoliberale, la libertà individuale, negativa ed edonistica, che cozza contro i desideri di intraprendere relazioni impegnate e anche con un arco temporale abbastanza importante. Per questo lei parla di relazioni negative, cioè che sono relazioni d'amore come relazioni negative, relazioni che durano poco. In cui appunto non vi è tanto il valore dell'impegno, del commitment, perché appunto il valore, diciamo, portante degli individui e degli attori sociali è la libertà individuale e secondo me la libertà individuale andrebbe a cozzare contro qualcosa d'altro che si fa nell'amore. Però l'amore in principio è ancora una cosa, anche quello romantico e passionale, in principio sarebbe ancora una cosa buona e giusta. Poi invece c'è un altro ambito di critica sociale che è quello della critica femminista, intersezionalista e queer, secondo cui invece l'amore, soprattutto secondo certe concezioni egemoniche di amore romantico, soprattutto anche sessuale, l'amore come passione, non è un bene per niente. Cioè, l'amore soprattutto romantico è diventato un'ideologia nociva, partecipa a pratiche di oppressione, dominio e violenza, è parte integrante di questa oppressione sociale e quindi sarebbe ora da accogliere con favore l'avvento di quello che alcuni hanno chiamato un'età post-romantica. Quindi tanto bene ci sbarazziamo dell'amore romantico e vivremo solo meglio da un certo punto di vista femminista, intersezionalista e queer. Quindi, come vedete, un sacco di incertezze non solo su che cosa è l'amore, ma anche se sia un bene o un male. Ecco, secondo me, cioè il modo in cui io mi introduco in questi dibattiti e voglio affrontarli è di dire che l'amore è entrambe le cose. Quindi l'amore è allo stesso tempo, o può essere allo stesso tempo, e deve diventare un oggetto di critica sociale, perché di fatto contribuisce a strutture di dominio, sfruttamento e violenza che hanno a che fare col razzismo e con il sessismo e con il neoliberalismo, però allo stesso tempo è o può essere qualcosa di più, qualcos'altro, qualcosa di diverso e addirittura una delle risorse per combattere sessismo, razzismo e addirittura il neoliberalismo. E perché è una di queste risorse? Appunto perché ha a che fare, in un modo che dirò, con la libertà. Quindi il valore che secondo me bisogna attribuire all'amore, e soprattutto all'amore erotico, non è tanto il fatto che contribuisca a renderci felici, ma che contribuisca a renderci liberi. Ora vorrei dire qualcosa velocemente su questa cosa di come mi immagino che l'amore possa essere una cosa e allo stesso tempo un'altra, no? Che è la classica figura del doppio volto di tradizione francofortese. Per esempio, il doppio volto dell'ideologia, dice Adorno, l'ideologia è sempre ideologia, qualcosa di male, ma anche il suo contrario e la possibilità del suo superamento verso uno stato non ideologico. È un po' la stessa cosa che facevo con l'amore erotico. E però questo doppio volto deve essere spiegato, ci sono degli argomenti filosofici che sostengono il fatto di poter dire che una cosa è questo, ma può essere anche il suo superamento. Quindi devo un po' spiegare lo scarto, cioè il come fondare lo scarto
tra amore e il resto della società, per dire che l'amore o le pratiche e le relazioni amorose erotiche sono implicate, sono intrecciate, sono formate, ma non determinate, da altri tipi di relazioni economiche e pratiche economiche o politiche, ma sono anche qualcosa di più o di diverso. E non si può capire l'amore, non si può capire l'eros, se non si capisce questa piccola distinzione tra quello che si fa nel fare l'amore e quello che si fa quando si è sul mercato o si è impegnati in progetti politici. Dunque, ho diversi argomenti che spiegano questo scarto e la possibilità del doppio volto. Il primo è di tipo di teoria sociale, e qua mi riferisco alla tesi, qua vado avanti veloce, è la tesi della modernizzazione, il processo di modernizzazione come processo di autonomizzazione e separazione tra sfere, quindi hegelianamente tra la sfera familiare e dell'amore, della sfera del mercato, della sfera civile dello Stato, ma un sacco di altri teorici sociali e filosofi sociali hanno elaborato questa teoria della divisione in sfere in diversi modi, e questo spiega intanto un senso della libertà dell'amore, che è la libertà come svincolamento della sfera di tutte le relazioni, legami erotici e amorosi di diverso tipo dal resto dell'insieme sociale. E qui parlo di eros, di amore come spazio liminale tra pubblico e privato, cioè un passaggio, un'esperienza liminale tra pubblico e privato. Il secondo argomento invece è di tipo metafisico, e si riferisce al fatto che io sono contraria e appunto argomento contro a quello che chiamo un ipercostruttivismo nei confronti delle cose dell'amore, nel senso che non tutto quello che è, che fa parte dei sentimenti e delle relazioni amorose, è un costrutto sociale, come un sacco di femministe hanno argomentato, e qui parlo di una sorta di naturalismo, ma tipo particolare, di cui dirò poi, naturalismo duiano sull'amore, e qui in questo caso parlo di una libertà dell'amore che dipende dall'illibertà di essere determinata naturalmente nelle pratiche erotiche, e quindi di uno spazio liminale, di eros come spazio di passaggio liminale tra natura e società. E il terzo tipo di strategia che impiego è di carattere più metodologico, e che dipende dal come ho deciso di parlare dell'amore, cioè non ho deciso di concettualizzare le pratiche e le relazioni di amore come sono, per quello che sono al momento, ma neanche come per quello che potrebbero essere a livello ideale, ma come potrebbero diventare, quindi in un passaggio trasformativo ed emancipativo, a partire però da certi esperimenti esemplari, cioè da certe relazioni erotiche date in modo esemplare, sia nel reale, diciamo, che nella fiction. E in questo caso la libertà dell'amore è una prefigurazione, l'eos come prefigurazione di una società libera, abitante uno spazio liminale tra un sé presente e un sé futuro, dove il sé è sia inteso in modo individuale e personale che in modo collettivo. Mi sentite tutto? Io vedo solo Alessandro. Ok, grazie. Sì, assolutamente. Questo mi sembra di parlare a me stessa. Voi ci siete, bene. Ok, seconda parte del talk, che cos'è l'amore? Qui appunto Vinicio Capossela dovrebbe essere analizzato più da vicino, però qua non lo faccio. Vorrei dirvi però che questa domanda, che cos'è l'amore, che è la domanda classica, no? La domanda filosofica per eccellenza, che cos'è qualcosa, secondo alcuni mal si adatta al tema dell'amore, cioè per alcuni l'amore non può rispondere, non è una risposta alla domanda che cos'è, perché l'amore non è una cosa, l'amore non è qualcosa di cui si possa dire una essenza, una natura universale. La natura e l'essenza universale dell'amore non si può dire per diversi motivi, perché è un insieme di esperienze o di fenomeni che cambiano nel tempo, che dipendono molto fortemente da coordinate geografiche, sociali, storiche, ma anche personali, soggettive. Altri invece hanno sostenuto che proprio la domanda che cos'è l'amore dovrebbe essere riportata o portata al centro della
metafisica analitica contemporanea. Insomma, ci sono un po' di dibattiti su questa cosa. Il mio approccio a questa discussione è di tipo ancora pragmatico, pragmatista jungiano, nel senso che in effetti a me non interessa di spiegarvi o di spiegare che cos'è l'amore in generale. Non mi interessa di trovare una risposta generale, universale alla domanda di che cos'è l'amore, ma questa domanda me la faccio e la voglio fare lo stesso perché mi serve un interesse pratico, che è l'interesse pratico della filosofia critica, della teoria critica. Cioè a me interessa cercare di capire un po' di cose che è l'amore per capire come questi tipi di relazioni interpersonali riescono ad avere un impatto critico e trasformativo sul sociale. In qualche modo il mio interesse pratico qui è l'interesse classico delle femministe degli anni 70, il fatto che il personale è il politico, ma non tanto nel senso che il personale dell'amore è determinato da norme e strutture più generali, questo anche, ma anche il contrario, cioè mi interessa anche far vedere come l'amore nella sua, diciamo, autonomia, nella sua differenziazione, nella sua piccola differenza, è anche in grado di avere un impatto, di ottenere un impatto sul sociale e il politico. Dunque, ora, in questa, diciamo, seconda parte del talk, cercherò di girare intorno un po' a questa cosa, questa esperienza dell'amore, girare intorno e dirne diverse cose, che sono soprattutto preparatorie poi alla terza parte, in cui vorrei analizzare la relazione tra amore e libertà. Dunque, innanzitutto, veramente ringrazio moltissimo Alessandro la sua introduzione, perché ti ha detto un sacco di cose, mi ha reso forse questa relazione molto più semplice. Per me, sì, anche se lo chiamo amore erotico, anche se parlo di Eros e voglio soprattutto cercare di capire che cos'è l'amore erotico, per me l'amore erotico include sia l'amore sessuale o passionale, che però non mi va di chiamare romantico per una serie di motivi, ma anche l'amicizia. Ci sono ovviamente delle differenze tra amore sessuale e amicizia, ovviamente, ma c'è anche un continuo, e le cose che più mi interessano da questo punto di vista della teoria critica sono sia dell'amore sessuale che dell'amicizia. Secondo punto, l'amore erotico o anche altri tipi di amore, in realtà, non mi sembra il caso di definirli come un'emozione o un affetto o un insieme di emozioni e affetti. Dirò poi un po' di più su questo, ma come un vincolo sociale. In inglese lo chiamo un social o social natural bond, cioè è un vincolo che ha una natura processuale, che si sviluppa nel tempo e nello spazio. Quindi ci sono un sacco di tipi di emozioni diverse, di affetti che fanno parte di questo vincolo, però innanzitutto non mi viene da identificare l'amore con un certo tipo di emozione. Dunque, perché lo chiamo erotico e non lo voglio chiamare in un altro modo? Perché mi sono lasciata ispirare da diverse cose che Platone dice nel Simposio, da Marcuse in Eros and Civilization, ma anche da Anne Carso sul libro su Sappho e l'Eros Bittersweet, ma anche e soprattutto da Audre Lorde, soprattutto nel suo iconico articolo The Erotic as Power, ma anche nella sua autobiografia e nelle sue poesie. E diversi modi in cui questi autori parlano di amore erotico, che comprende anche l'amicizia, soprattutto in Audre Lorde, ma anche in Marcuse in un certo senso, queste accezioni di erotico mi piacevano molto. Tuttavia, non sono in questi autori che trovo i fondamenti concettuali, le parole chiave per parlare di amore erotico, bensì nella tradizione del riconoscimento da Hegel, Beauvoir, Honneth, ma anche qualcosa di Hannah Arendt e alcune cose di ontologia sociale contemporanea, ma anche da Cavell, nel perfezionismo di Cavell. Cioè, questi sono gli autori, diciamo, i miei autori di riferimento per costruire una teoria, una visione dell'amore erotico, anche se loro non parlano di amore erotico, però
quello che dicono di altre cose e di altri tipi di amore mi serve per mettere in piedi un po' la mia, il mio edificio. Mentre appunto i termini chiave che secondo me sono fruttuosi a parlare di amore erotico in chiave di teoria critica sono riconoscimento, potere, collettivizzazione e soprattutto libertà. Ora qua vado avanti un po', avevo preparato le slide e pensavo di parlare un po' di più, ma siccome ci sono troppo tempo, poi chiaramente possiamo tornare su un sacco di cose nell'aula di discussione. Però vi dico qualcosa veloce, di veloce almeno sul riconoscimento erotico, che cosa intendo come riconoscimento erotico, che è uno dei modi, una delle cose che bisogna dire per capire cos'è l'amore erotico. Il riconoscimento erotico è due movimenti innanzitutto. Il primo è di apprensione dell'altro, dell'altra, come è nella sua unicità e singolarità, e soprattutto in quello che la o la rende vulnerabile e bisognosa. Però anche allo stesso tempo il desiderio di essere appresi, di essere visti, di essere percepiti, di essere presi anche dall'altro, in questo senso, secondo questo riconoscimento erotico. Ora però è importante per me che non si pensi neanche all'eros o all'amore erotico come un atto di riconoscimento o di desiderio di riconoscimento. Piuttosto il riconoscimento in sé appunto non è un atto, non è un insieme di atti, ma è un processo relazionale e non solo. Un processo caratterizzato da attività e passività, ci sono momenti di attività e momenti di passività, che sono entrambi importanti per capire cos'è il riconoscimento. Attività appunto del riconoscere, perché gli amanti e gli amici fanno delle cose attivamente, anche se non sempre coscientemente, per riconoscere l'altro o l'altra, ma allo stesso tempo c'è anche una passività costitutiva nel riconoscimento, che già in Hegel, e su questo Italo Testa, ha scritto delle cose importanti. La passività del ricevere il riconoscimento, cioè nel momento in cui mi trovo in un vincolo erotico, sono anche in grado, ho anche questo potere passivo di attrarre il riconoscimento dell'altro o dell'altra, o di voler, di desiderare attrarlo. Tutto il processo, appunto, il riconoscimento non è un atto, non è una serie di atti, ma è tutto un processo che si sviluppa in diverse fasi, in cui si diviene soggetti, cioè questo è un processo di soggettivazione, soggettivazione erotica, che include il momento della trasformazione, del capire, appunto, diventare un soggetto, no? Vuol dire capire chi si è, che cosa si vuole diventare. E in questo processo di comprensione e di attuazione, di realizzazione del sé, in questo modo si avvengono anche delle trasformazioni del sé. Ora, è importante che questo non sia da intendersi in senso strumentale, cioè non è che io decido di entrare in una relazione erotica perché voglio conoscermi meglio, perché voglio trasformarmi o peggio ancora perché voglio migliorarmi. No, la relazione erotica, l'eros, è qualcosa di non strumentale e diciamo eros for the eros sake, però ha delle conseguenze spesso non volute e intenzionali che sono conseguenze di soggettivazione e di trasformazione. Ora, velocemente, questo rapporto di riconoscimento è per me anche un po', è per me anche un rapporto, un'intersoggettività di potere, perché laddove c'è vulnerabilità e apertura di vulnerabilità c'è anche potere o la possibilità di esercizio di potere sull'altro, innanzitutto. Qui questa cosa, no, dipende, visto che c'è questo desiderio di riconoscimento, c'è anche una dipendenza dal riconoscimento di B, A dipende dal riconoscimento di B, dunque c'è un potere di B su A, questo potere può essere esercitato in modo sia buono che cattivo, sia in modo maligno che benigno. Ora appunto in questa presentazione oggi parlerò solo degli aspetti, diciamo, positivi dell'amore, tutto quello che c'entra con il dominio, l'oppressione, lo sfruttamento, la complicità con strutture date. Non parlerò di questo, se tolgo molto più positivo, The Bright Side of Love. Però, appunto, volevo dire questa cosa che è molto importante per me, cioè che il potere appunto, può essere, è ambivalente costitutivamente, può essere sia buono che cattivo,
il potere buono esercitato, no, da un amante o da un amico sull'altro, sull'altra, è quello che riesce a mettere l'altro, l'altra, nelle condizioni di crescere, appunto, quello che dicevo prima, di diventare un soggetto, quindi anche autonomo, di trasformarsi, anche in un senso di acquisizione di indipendenza. E questo, secondo me, anche se Onnet non parla, Axel Honneth non parla esplicitamente di potere, questa cosa del potere positivo è implicito anche nel discorso di Onnet sul riconoscimento, anche se tanti preferiscono pensare che Onnet non capisca niente di potere, però secondo me non è proprio così. Ora non posso entrare nei dettagli, poi c'è anche questa cosa della collettivizzazione, che questo dico molto velocemente. Per me la relazione erotica non è solo relazione intersoggettiva, cioè non è solo tra A, B, C, non è solo tra individui e quello che accade tra di loro, ma c'è anche questa cosa, appunto, questa hegeliana e onnettiana, della creazione di un noi, cioè di un'entità collettiva che è qualcosa che è un di più rispetto alla somma degli agenti singoli, ma anche delle loro relazioni. E quindi questa idea è indagata nel discorso della ontologia sociale contemporanea, che quando delle persone fanno delle cose insieme, agiscono insieme, o provano dei sentimenti, delle emozioni insieme, le condividono, ne viene fuori qualcosa di nuovo, vengono fuori delle azioni collettive o dei sentimenti o delle emozioni o delle passioni collettive, che sono qualcosa di diverso da quello che si ottiene studiando solo quello che accade a livello individuale. Questo è un passaggio. Ok, ora, terza parte del mio intervento, la libertà dell'amore. Allora, quando... che è anche un po' il titolo di questa cosa di oggi. Allora, quando dicevo prima che a me non interessa capire che cos'è l'amore in generale, ma mi interessa capire che cosa l'amore può fare per noi teorici critici, volevo anche dire, e ora vorrei dire, che appunto l'amore erotico, l'eros, è per me quel tipo di amore più interessante da un punto di vista, che più ci può dire qualcosa in sede di teoria critica. Perché? Per due motivi. Primo, per quello che dicevo nella prima parte, per i problemi che oggi affliggono soprattutto gli amanti erotici. Problemi che non ci sono, siccome, in altri tipi di amore. Quindi, da un punto di vista di Uiano, si può dire che più ci sono problemi, più però ci sono anche dei semi per trovare delle soluzioni a questi problemi. Il secondo motivo dipende dal fatto che l'amore erotico è, secondo me, quello più contraddittorio, nel senso che è il tipo di amore più libero, ma anche meno libero. E ora vorrei spiegare un po' questa cosa. Allora, prima di tutto, non sto dicendo, appunto, questa non è una definizione, non sto dicendo che l'amore erotico è definito, si può definire come libertà, come un'esperienza di libertà, per esempio. Per un motivo, soprattutto perché non tutte le forme, le pratiche, le relazioni d'amore sono forme pratiche di relazione libera. Distingo in modo, faccio questa distinzione tra damaged eros e free eros. Damaged si riferisce anche al beschädigtes Leben, alla vita offesa o alla vita danneggiata di cui parla Adorno. Io parlo di amore offeso o amore danneggiato, che appunto sono quei tipi di relazioni d'amore che partecipano a relazioni meccanismi di dominio sociale, di oppressione, di sfruttamento e di complicità con strutture enormi razziste, sessiste, eccetera, eccetera. Però in sede teorico, immaginativa, è anche importante distinguere queste relazioni danneggiate da invece quello che si può chiamare amore libero. E
L'amore libero, e questa è la tesi di cui appunto da qui in avanti oggi vorrei soffermare. L'amore libero comprende anche però un'illibertà. Cioè, l'amore libero, la libertà dell'amore e nell'amore si sviluppa a partire da un momento di illibertà. Dunque, perché l'amore erotico è quello più libero rispetto ad altri tipi di amore? Allora, primo perché, come anche cosa di cui parlava Illuz, nelle relazioni sessuali, romantiche, passionali e amicali, ci si può, c'è una possibilità di chiudere, di troncare la relazione che non abbiamo invece, non è la stessa cosa con altri tipi di amore, per esempio quello parentale, biologico e non biologico, con l'amore, soprattutto questa è la differenza tra amore parentale e amore erotico, che l'amore erotico è più libero perché si possono troncare i legami con più facilità, diciamo, o con meno remore, anche dal punto di vista legale rispetto all'amore parentale o familiare, biologico e non. Inoltre, l'amore erotico, a partire da Romeo e Giulietta in avanti, è l'amore che non si lascia, non si vuole lasciare dettare dalla famiglia, dai costumi, dalla classe e dagli ordinamenti politici, e qui si rifà anche la tesi della modernizzazione come separazione e autonomizzazione tra sfere sociali, di cui Hegel, ma poi anche Giddens, eccetera. E quanto invece quello che dice Harry Frankfurt sull'amore, che l'amore non dipende da altre ragioni o da altri ordini valoriali, ma è una fonte di ragioni e valori in sé. E in questo senso anche Harry Frankfurt parlava dell'autonomia dell'amore, che è diversa dal tipo dall'autonomia morale kantiana, ma l'autonomia, nevertheless. Ecco, questo per quanto riguarda la libertà, perché l'amore erotico è particolarmente libero. Però l'amore erotico è anche particolarmente non libero, perché, innanzitutto perché non possiamo decidere di innamorarci, non possiamo decidere di intraprendere relazioni amicali, gli amici, i nostri migliori amici, le nostre amicizie più intense e i nostri amori ci capitano. E questa è l'idea espressa nel modo di dire inglese, falling in love. Nell'amore si cade, non è una decisione che prendiamo, e io parlo anche di falling into friendship. E questo sicuramente nel momento iniziale dell'amore, ma anche poi durante il proseguio o la costruzione, la processualità della relazione erotica. Per quanto certamente siamo in grado di intervenire sulle nostre emozioni o di imprimere delle decisioni a quello che stiamo facendo, però ci sono sempre e ci saranno sempre delle dimensioni che non sappiamo controllare, che sono più forti di noi, l'idea di essere in balia di qualcosa di più forte di noi, la divina follia di cui si parla, ma anche un momento estatico dell'amore. E questa cosa della libertà è, lo riconosco, un retaggio romantico, soprattutto del romanticismo inglese, ma anche del romanticismo tedesco, che non mi va di abbandonare. Anzi, vorrei far vedere con questo retaggio romantico che ci siano almeno una dimensione, un certo tipo di dimensione affettiva e emotiva che non possiamo controllare, che ci trasporta. È proprio che a molti fa paura perché sembra contraddire o andare contro la nostra libertà, e invece secondo me è proprio parte di una forma di libertà più ampia. Ora, ho messo un paio di citazioni che a me piacciono molto su questi temi. Queste due sono di Anne Carson in questo libro appunto su Sappho. Le leggo velocemente in inglese, scusate, non le ho tradotte, perché non vorrei fare violenza a questi grandissimi autori. Love is something that assaults or invades the body of the lover to wrest control of it from him, a struggle of will and physique between the god and its victim. Piuttosto drammatico come. Ma anche a mode of knowledge flows out over our life. You seem to know what is real and what is not. Something is lifting you towards an understanding so complete and clear it makes you jubilant. To address yourself to the moment when Eros glances into your life and to grasp what is happening in your soul at the moment is to begin to understand how to live. Eros
mood of takeover is an education. It can teach you the real nature of what is inside you. Qui Anne Carson collega l'idea di essere presi, di essere travolti da un'onda incontrollabile, ha però un processo di conoscenza. E poi c'è quest'altro, ci sono altri passaggi invece da questo testo autobiografico, insomma, di James Baldwin, in cui parla di quando era a Parigi. E in questo testo Baldwin non parla di amore, non vuole parlare di amore, dice che non gli interessa in questo momento parlare delle storie d'amore, però è una cosa la vuole dire, vuole dire qualcosa del momento in cui appunto è fell in love, è caduto nell'amore a Parigi. For, I think, e questa è la motivazione per cui vuole assolutamente parlare di amore, appunto di un libro in cui ricostruisce la sua autobiografia, ma per parlare delle lotte degli anni 60, 70, ma anche degli anni 50, lotte di tipo anticapitalista e antirazzista. For I think I know that my story would be a very different one if love had not forced me to attempt to deal with myself. E poi dice, quando uno si innamora, the world changes then, and it changes forever. Because you love one human being, you see everyone else very differently than you saw them before. Perhaps I only mean to say that you begin to see, and you are both stronger and more vulnerable, both free and bound. Free, paradoxically, because now you have a home, lover's arms, and bound to that mystery, precisely, a bondage which liberates you into something of the glory and the suffering of the world. Ora, queste serie di citazioni di Anne Carson e di James Baldwin indicano, secondo me, questi temi che sono centrali, secondo me, appunto, questa idea di Eros come processo di educazione, che c'era ovviamente già in Platone. Eros come idea di libertà sociale alla Hegel e alla Onnet, essere se stessi in altro o presso altri, che è anche questa idea della metafora della casa, l'amore come sentirsi a casa propria, in altro e con altri, ma anche questa idea di un Eros come un bond, un vincolo, che però svincola. E qui c'è la cosa del naturalismo. Dunque, perché processo di educazione? Perché nell'amore si impara soprattutto questo tipo di libertà, una libertà che Taylor ha chiamato positiva, che è quello che dicevo anche prima, cioè nel fare l'amore si impara la natura dei propri desideri, ad articolarli, si riesce a capire, come queste appunto citazioni che suggerivano, quello che si vuole e si può diventare, cioè il diventare un soggetto di desiderio. Questo è molto importante nel perfezionismo etico cavelliano. Questo io lo spiego appunto a partire da Cavell, ma facendo anche vedere le analogie e le intersezioni tra il perfezionismo cavelliano e la teoria del riconoscimento di Onnet. Questo desiderio di riconoscimento ci porta al di fuori di noi stessi, in questo momento estatico, che però ci mette nelle mani dell'altro, e quest'altro ci dà, come dire, quest'altro ci dà le potenzialità, i materiali per capire appunto chi siamo, che cosa vogliamo, dove spesso la natura dei nostri desideri è di fatto in contrasto con quello che la società ci dice e ci fa essere. Ora, questi sono alcuni dei... In questo libro, soprattutto Cavell sviluppa questa teoria, il rapporto d'amore come un rapporto anche molto conflittuale, in cui c'è in cui ciascuno esercita un potere sull'altro, in cui ciascuno spinge l'altro a fare delle cose che all'inizio non voleva fare, o andare in luoghi che all'inizio non volevano essere visti, e l'altra persona, il marito o la moglie, fa questa cosa, e lo fa perché appunto desidera il riconoscimento, e questo desiderio di riconoscimento la porta o lo porta fuori da se stessi, e qua si innesca appunto il processo di trasformazione, che è un processo in cui ci si capisce meglio, come diceva Anne Carson. Questi sono due dei miei film preferiti analizzati da Cavell. E tra l'altro anche di questo non posso parlare, non ho tempo di parlare, però questa è anche una cosa importante. Questo processo di diventare soggetti
il diventare soggetti, la soggettivazione erotica, il capire quello che si vuole, non ha solo a che fare con se stessi, cioè non ha solo un valore personale, esistenziale, ma anche ha un impatto politico, perché in questo processo di conoscenza, questo processo di educazione, appunto l'amore erotico come quello spazio e quel processo in cui si impara qualcosa di se stessi, però si imparano anche delle capacità critiche e trasformative nei confronti dell'esistente. Questa è una cosa che Audre Lorde discute molto bene, però qui appunto magari ci ritorniamo nella discussione. Ecco, questa è innanzitutto libertà positiva, cioè capire che cosa si vuole, cercare di realizzarlo, provare a realizzarlo. Ecco, questa libertà positiva, come ci insegnano gli hegeliani, non è una, e come anche implicito, non solo come anche implicito in Cavell, è una libertà sociale, cioè si inserisce, la libertà positiva si inserisce all'interno di quella sociale, perché è solo nel contesto, in un contesto intersoggettivo che questa educazione può avere luogo. Questo vuol dire, per esempio, per Cavell, che cioè, per lui è molto importante che in queste coppie di questi film hollywoodiani che lui analizza, sia il marito che la moglie, sia l'uomo che la donna, imparino l'uno dall'altro. All'inizio, chiaramente, per questioni di genere, è la donna che è quella che pensa di dover imparare qualcosa dal proprio partner, però il processo di trasformazione per lei funziona solo se anche l'uomo capisce e impara che deve imparare. Cioè, entrambe le figure o tutte le persone che sono coinvolte nella relazione erotica devono porsi, diciamo, devono imparare qualcosa. E questo mi è venuto in mente chiaramente per gli ultimi giorni che sono stati dedicati a Dante. Questa cosa dell'amore come un processo di educazione e di sviluppo del sé in senso trasformativo, in realtà c'era anche appunto la relazione tra Dante e Beatrice. Lì la differenza con la libertà sociale è che Beatrice è, diciamo, questo polo di attrazione per Dante, per cui Dante impara, diventa virtuoso, impara un sacco di cose, grazie alla forza che Beatrice esercita su di lui, però, come dire, Beatrice rimane al di là di qualsiasi momento di trasformazione. Ecco, questa è la differenza, diciamo, fondamentale con la teoria della libertà sociale e con il contesto intersoggettivo dell'amore come processo di apprendimento. In La La Land, secondo me, La La Land è uno dei film, non so se l'avete visto, però è uno dei film che più si avvicina forse alle queste comedies of remarriage, a queste commedie hollywoodiane che anche perché in effetti La La Land è esplicitamente una serie di citazioni da un certo tipo di Hollywood. Tuttavia qua si vede, diciamo, l'impronta neoliberale di La La Land, perché qua, anche se entrambi i protagonisti imparano e crescono grazie all'altro, però alla fine, quando hanno imparato e quando sono cresciuti, soprattutto lei, la relazione d'amore finisce. Quindi, in un certo senso, ha ragione qua sia Onnet con l'idea di libertà sociale o Cavell, ma anche poi Eva Illouz, per cui alla fine la loro relazione è una relazione negativa, perché viene interrotta nel momento in cui va a contrastare con i disegni, con i progetti di un personaggio solo. E la libertà inoltre è anche un'esperienza collettiva, cioè la libertà sociale, soprattutto nell'ultimo Onnet, qua ci sono delle differenze, delle discussioni interessanti tra il libro sul socialismo, ma anche un altro breve articolo che ha scritto dopo, e Das Recht der Freiheit. Soprattutto nell'ultimo Onnet, cioè dopo Das Recht der Freiheit, Onnet parla anche di una libertà, appunto, che si esercita, una libertà collettiva, cioè non è solo gli individui diventano liberi grazie all'interazione con gli altri, ma anche il noi, in questo caso il noi erotico, è libero come noi. E qui, nel senso che quando sono insieme gli amanti e gli amici, riescono a capire e a fare delle cose e a provare delle cose che non avrebbero fatto e provato al di fuori di questa collettività. Quindi anche qui non c'è solo la prospettiva del singolo, dell'io, ma anche del noi.
no, qua ho sbagliato. Andiamo avanti. Poi, dunque, questa cosa della metafora della libertà come casa, cioè della casa come metafora della libertà, ora questo anche qua vado via un po' veloce. Però lo voglio dire perché la bella citazione di Baldwin parlava anche della casa, no? Cioè, o dell'idea di aver trovato una casa nelle braccia del proprio amante, che per lui è qualcosa di paradossale, perché l'idea delle braccia che stringono è un'immagine di vincolo, anche la casa è un'immagine di vincolo, di stabilità, e però in questo c'è la libertà. Qua secondo me però bisognerebbe, cioè vorrei rivedere un po' questa metafora della casa, almeno in due sensi, cioè non solo nel senso che essere liberi vuol dire sentirsi a casa propria negli altri, ma forse in senso più adorniano, sentirsi liberi ed essere liberi vuol dire anche trovare una casa nell'altro, nel senso nello sconosciuto. Cioè, non si trova casa propria, ma si porta qualcosa, ma si trova una nuova casa, una casa diversa, una casa inaspettata in terra sconosciuta. E secondo me questo che più che altro Baldwin aveva in mente. Questo significa anche che la casa non è qualcosa di, non è qualcosa di positivo, qualcosa di armonico, di conciliato, ma è abitata e attraversata da una serie di troubles. E questo anche per il motivo che dirò tra poco, cioè che questa cosa dell'aspetto naturalista della mia concezione di Eros. Anche qua c'è una dimensione pubblica, però questa è una bellissima poesia di Audre Lorde che volevo assolutamente mettere lì, anche se ora non la leggo, non analizzo, perché parla appunto da un'idea di casa come qualcosa che si deve raggiungere, ma anche come qualcosa che non abbiamo già e che non è qualcosa di conciliato e che è attraversato da certi tipi di sofferenze, però è lo stesso qualcosa a cui vogliamo continuare ad aspirare. Ecco, ora, forse ancora se posso parlare 5 minuti, Alessandro, appunto l'ultima parte, l'ultimo tema che avevo trovato anche in queste citazioni di Anne Carson e James Baldwin, l'idea dell'eros come un vincolo che svincola. Il che vuol dire che, dunque, questo torna a dire quello che avevo già detto prima, su una cosa che avevo già detto prima, cioè che per me appunto l'amore non è una emozione o un affetto, ma è un processo sociale, socio-naturale, però in cui tutta una serie di emozioni e di affetti intervengono. Ora, per me è importante questa distinzione che si fa tra affetti ed emozioni, nel senso che gli affetti si riferiscono a quelle cose pre o non intenzionali, pre o non riflessive e pre o non cognitive che fanno parte di noi e che prima ancora che fa parte di noi ci assemblano agli altri prima ancora di sapere in fondo chi siamo e che appunto non possiamo conoscere, controllare o non completamente, almeno non in alcune fasi, mentre le emozioni sono proprio questo è il risultato di un processo di articolazione e di conoscenza degli affetti, cioè le emozioni come circoscrizioni, realizzazioni e articolazioni linguistiche degli affetti. Quindi vedete, non c'è una differenza tra affetti ed emozioni. Emozioni appunto hanno questo contenuto cognitivo, come per esempio Nussbaum, il suo post stoicismo sulle emozioni. Però le emozioni vengono, non sono qualcosa appunto che si dà o che abbiamo, ma vengono come risultato di un processo in cui cerchiamo di capire qualcosa delle esperienze affettive che ci prendono. L'affettività è qualcosa di estremamente importante nell'Eros ed è quello esattamente che mostra come le pratiche, le relazioni e le norme dell'amore non sono tutte sociali, non sono appunto costruite, si dice, no? All the way down, ma sono anche naturali e questo vuol dire che hanno un aspetto di imprevedibilità, di contingenza e appunto di passività, nel senso che noi siamo semplicemente passivi nei confronti, queste cose ci capitano, noi non possiamo, possiamo solo ricevere gli affetti, non li costruiamo e le nostre costruzioni,
sono qualcosa di, che va oltre, però questo momento di non conoscenza, di passività e quindi di illibertà è appunto parte del processo di liberazione o di libertà. Perché? Per tre motivi fondamentali, o per tre ordini di argomenti fondamentalmente. Primo, perché mi sembra che parlare di un'affettività come di qualcosa che non possiamo controllare e che ci spinge a fare delle cose e magari anche a capire delle cose, però innanzitutto non sta nelle nostre mani, è uno strumento che abbiamo contro quegli imperativi di self-optimization, si dice, no? Nella società neoliberale, vanno un po' contro a quell'idea che possiamo avere sempre comunque un rapporto strumentale con noi stessi e con le nostre relazioni. E qui, secondo una etica della passività, che per esempio Jay Bernstein prende anche da Adorno. Cioè, se noi concepissimo le nostre emozioni come qualcosa che fa parte di un progetto di autonomia, di costruzione del sé, questo darebbe adito, questo sarebbe carne sul fuoco o acqua nel mulino di questi imperativi neoliberali della self-optimization o del rapporto strumentale al sé. Questo si collega molto bene, secondo me, con la critica che Adorno fa nella dialettica negativa all'autonomia morale kantiana e quando dice che forse questa non è una cosa che si applica forse a Kant, però secondo me sì, Adorno la sviluppa come critica Kant, secondo me forse ci sta di più come critica a certe interpretazioni post-kantiane di Hegel. Comunque l'idea è che se noi abbiamo un'idea di autonomia in cui ci impuntiamo come identità con noi stessi, in cui dobbiamo sempre seguire, autonomia vuol dire seguire sempre solo le norme e le regole di azione che ci siamo dati, questa autonomia si dialetticizza, si contraddice perché diventa una gabbia d'acciaio interiore o personale. Gabbia d'acciaio, appunto, che dobbiamo sempre solo seguire le norme, le regole che ci siamo dati, non possiamo mai sgarrare, appunto viene frantumata dall'interno o messa in discussione o fatta traballare dall'interno da questo momento aggiuntivo o somatico che io rileggo in termini appunto di affettività. Laddove appunto questa autonomia personale è il riflesso anche di una gabbia d'acciaio, della gabbia d'acciaio della società, cioè di quelle norme e regole che dobbiamo per forza seguire, forse ci siamo anche dati, che però dovremmo essere in grado di mettere in discussione, e le possiamo mettere in discussione solo se presupponiamo che non tutto quello che facciamo lo facciamo coscientemente perché vogliamo seguire certi imperativi di identità. E questo si collega appunto con Marcuse, con quello che dice in un bel passaggio che io adoro, questo passaggio in Natura e Rivoluzione: la facoltà di essere recettivi e passivi è la precondizione della libertà. E secondo me questo si legge appunto insieme a quello che ha detto Adorno sul momento aggiuntivo, sul somatico, è l'abilità di vedere le cose per come sono per loro stesse, nell'esperire una gioia, la gioia che è racchiusa nelle cose stesse, per come sono appunto al di là di noi, dei nostri imperativi e dei nostri desideri, the erotic energy of nature, l'energia erotica della natura. Ora, cosa sia questa natura? Appunto, non è, è importante dire che la natura non è in Adorno, in Marcuse, neanche in Dewey, non è solamente un insieme di fatti sociali, biologici, fisiologici, neuronali, al di là delle connessioni sociali, non è un insieme di limitazioni e non è neanche qualcosa con cui entrare in sintonia, in armonia, come alcune concezioni di natura, anche in Hegel, o forse anche in Marcuse, ma natura come appunto qualcosa come passaggi impensati, transizioni, mutamenti, ma anche sorgere di problemi. Qui ritorno un po', diciamo, a quello che dicevo prima sul valore dei troubles, sul valore dei problemi. Ci sono un paio di citazioni da Dewey, in cui appunto Dewey dice che cos'è la natura in questo senso, no? Che la natura è il contrario della legge fissa, la natura è il mutamento, e quello che permette di pensare il mutamento è "it is a cry for something not given", è un grido per quello che ancora non è dato. Ecco, io penso che sia importante quindi rileggere l'idea di libertà sociale come
inglobante questo concetto di natura, in questa accezione adorniana, soprattutto giuliana, quindi un'idea di libertà sociale che non si è immaginata idealmente secondo un modello di stato ideale e perfetto, in cui collettività e individualità sono in sintonia, in cui le cooperazioni si sviluppano in modo armonico, ma come un progetto individuale, collettivo, privato e pubblico, in cui l'individuare i problemi, ma anche starci dentro, la capacità di stare dentro ai problemi, ai negativi, alle tensioni e alle incertezze, sia proprio l'anticamera e la precondizione, come dice Marcuse, per provare a trovare qualche via d'uscita, qualche via di fuga innovativa e creativa. Grazie, ho parlato tantissimo, mi dispiace, tra l'altro, però okay, ecco, ora ho finito. No, siamo abbastanza in tempo per avere un'ampia discussione, altro che. Anzi, ti ringraziamo moltissimo per questa presentazione che è stata molto ricca. Effettivamente è impressionante quanto questo tema, insomma, apra tantissime suggestioni, non soltanto a tantissimi autori, effettivamente a tantissime anche tradizioni, perché poi tu hai anche, diciamo, ti metti anche in dialogo con anche la tradizione analitica, ed è interessante. E poi migliaia di problemi che, insomma, se visti singolarmente, poi su ognuno di essi si potrebbe parlare per ore. Naturalmente, se ci sono domande, potete già iniziare a prenotarvi. Io ne avrei alcune, in realtà, magari diciamo spezzo, rompo il ghiaccio e ti chiedo, Dio, ne avrei tantissime, ma secondo te, diciamo, qual è esattamente poi il passaggio? Allora, la prima domanda è: qual è il passaggio tra la sfera erotica e poi invece le altre sfere di cui tu parli nella tua introduzione, di cui hai parlato, ad esempio la sfera politica o la sfera economica? Perché da un certo punto di vista, la vecchia tesi della colonizzazione, no, sistemica di Habermas potrebbe essere anche applicata alla questione dell'eros, delle relazioni affettive, nel senso che la libertà sociale non solo è differenziata in queste sfere, ma non può neanche sovrapporsi. O mi sbaglio? Cioè, la sfera sociale dell'economico o del politico non può neanche sovrapporsi a quella diciamo, della sfera affettiva ed erotica, da un certo punto di vista. Quindi è come se tornasse l'idea della colonizzazione, però comunque all'interno del campo della libertà sociale. E poi una seconda domanda è relativa all'amore oggi, e so che te ne sei occupata e te ne occupi, dell'amore nella, diciamo, nell'età digitale, nella rivoluzione digitale, cioè quanto le nuove piattaforme o anche i meccanismi di interazione digitali, ad esempio nella pandemia, possono aver causato delle o un impoverimento o un danneggiamento, oppure addirittura al contrario potrebbero aver favorito quell'idea di libertà sociale che tu colleghi alla sfera erotica. Grazie, sono due domande molto molto difficili. Allora, la prima è però molto molto bella. Allora, la prima, allora, la colonizzazione. E la cosa della colonizzazione è proprio come Eva Illouz ragiona. Cioè, Eva Illouz dice: la forma merce ha colonizzato le relazioni romantiche. L'idea che dobbiamo venderci, dobbiamo presentarci in un certo modo, è valida sia sul lavoro, ma appunto anche nei mercati romantici, come le richiama, soprattutto, tra l'altro, collegamento con la seconda domanda, su Tinder, no? Su Tinder o su queste dating apps, è come andare ad un colloquio di lavoro, selezioniamo i nostri partner come selezioniamo i nostri colleghi.
lei ha fatto un discorso che sembra calcare quello di Adamo sulla colonizzazione del mondo della vita. E lei appunto mette in discussione che vi sia ormai più una distinzione tra pratiche erotiche e pratiche economiche, soprattutto. Tra pratiche economiche, soprattutto per colpa della libertà, del trionfo della libertà edonista e neoliberale, per colpa del suo trionfo della libertà, quindi la libertà sociale non esiste più, secondo lei, forse non è mai esistita, è un costrutto ideologico, una bella idea, però per lei la libertà sociale non c'è, non ha senso, è appunto wishful thinking. C'è invece il trionfo della libertà individuale che porta gli attori romantici a comportarsi come attori economici. Allora, secondo me questo non è vero. Non è vero sia a livello diagnostico sia a livello non è vero a livello diagnostico, però io anche da filosofa diciamo assumo un altro tipo di prospettiva. A livello diagnostico non mi sembra, perché mi sembra che ci si possano riscontrare esperimenti erotici, persone o situazioni, contesti in cui gli amanti e gli amici non si comportano come attori sociali, cioè mi sembra che siano delle cose che si possono osservare nel mondo. E quando, tra l'altro parlando con Eva, le ho detto, beh, ma ci sono anche queste altre cose, ci sono questi altri esperimenti, per esempio alcuni esperimenti del poliamore, eccetera, e lei mi ha detto, sì, ci saranno pure, ma sono marginali. Se sono marginali non sono interessanti per l'analisi sociologica che deve individuare le tendenze generali. E quindi appunto, la mia risposta è appunto, non fare una sociologia dell'amore, ma invece una filosofia, per cui questi esperimenti devianti, queste cose, quelle cose che si possono osservare, che accadono e che sembrano esibire una logica diversa, no? Rispetto a quella neoliberale imperante, servono per concettualizzare e immaginare alternative, no? Come diceva anche Foucault e faceva anche Foucault in modo. Quindi anche se sono esperimenti marginali che non sono rilevanti sociologicamente e che sono magari forse più immaginati che altro, perché poi è appunto questa immaginazione delle cose, di come possono essere le cose diversamente, che mi interessa dal punto di vista. Però è vero anche che ci sono un sacco di somiglianze, di analogie fruttuose tra l'economia, la politica e l'erotica, nel senso l'idea di agire collettivamente, il potere collettivo che c'è su scala grande in politica e su scala ridotta, forse in questo caso è un bene trovare le somiglianze tra pratiche. Quindi io non, anche l'idea della tesi della separazione delle sfere è che forse è da mettere anche in discussione, secondo me tra l'altro. Questa cosa la Ryan Liege con la sua teoria delle pratiche sociali si è discosto dall'idea della teoria sociale come modernizzazione, come separazione tra sfere diverse. Liege appunto non ragiona in termini di sfere sociali, ma ragiona in termini di pratiche che sono trasversali e a volte magari è un bene trovare, oppure per esempio anche pensare come facevano i primi socialisti. Che le pratiche economiche fossero anche pratiche erotiche, perché quando si tratta di soddisfare dei bisogni, si tratta di interdipendenza e di indipendenza, di interdipendenza e di dipendenza reciproca, e questo è un principio anche dell'economia, come anche Marx, però anche un principio dell'erotismo, quindi in questo caso magari trovare delle. Ecco, quindi sì, ci ho detto un po' di cose, spero che qualcosa ho intercettato. Sì, sull'amore digitale, questo in realtà purtroppo non ne ho parlato tanto nel libro, però è appunto una cosa che vorrei fare più in un futuro, cioè scrivere un po' di articoli, fare un po' di pensare un po' di più. Una cosa che mi interessa molto è vedere la dialettica tra distanza e presenza. La cosa che dice Adorno sull'amore, per esempio, è che l'amore appunto è questa dialettica tra vicinanza, unione, quasi fusione, e distanza, che è una cosa anche hegeliana. Ed entrambi i movimenti, l'avvicinarsi e il distanziarsi, sono estremamente importanti per un buon eros, no? E mi interesserebbe vedere come la distanza, appunto, ora, sia a livello di pandemia, sia a livello di distanza tecnologica, sì, appunto, come le nuove tecnologie
riconfigurano la vicinanza, ma anche la distanza. Cosa vuol dire essere distanti geograficamente, però vicini perché ci si può parlare, ci si può vedere, si può. Ecco, però su questo non so bene quali sono le. Però ecco, posso dirti magari le linee di ricerca che vorrei. Una è appunto questa distanza e unione, e l'altra è anche fare un confronto tra. Perché in fondo tra queste tecnologie, no, dell'amore, ora ci sono queste tecnologie comunicative, i social media, Skype, Zoom, Teams, WhatsApp, eccetera. Però una volta c'erano le lettere, e il medio delle lettere ha significato moltissimo per la costruzione della filosofia dell'amore. Da Kierkegaard, a Hannah Arendt, vabbè, Seneca chiaramente, molti altri, insomma, i romantici inglesi che hanno teorizzato la poesia, ma anche l'amore, nel medio delle lettere. Quindi è interessante capire se ora quello che facciamo sui media sia qualcosa di simile, in che senso è diverso da questo medio della lettera, quindi della comunicazione, però non in presenza. Grazie. C'è una domanda da parte di Stefano Pinzan. Qui do la parola. Sì, buon pomeriggio. Attivo il video così mi si vede anche. Eccomi, grazie per l'interessantissimo seminario. Io avrei una curiosità. Lei giustamente ha detto che voleva parlare soltanto del bright side of love, la parte più positiva, ma come ha detto, in questa dinamica di riconoscimento è possibile che ci siano anche dei risvolti negativi, di rapporti di potere che si tramutano in dominio. Ecco, la mia domanda era quanto è importante. Quindi in questo caso anche un momento di consapevolezza critica di questo Eros, proprio per magari mirare a quella di cui parla anche, ad esempio, Elena Pulcini, che abbiamo avuto un seminario con lei, proprio una paideia delle passioni. Se questo è possibile, cioè se si può imparare ad amare meglio in qualche modo. E se questo è in qualche modo può stare insieme con questa visione che lei ha degli affetti come qualcosa di non cognitivo e preriflessivo, cioè questi affetti possono essere, c'è un'idea di penetrabilità cognitiva, cioè noi possiamo educarci a sentire in maniera differente, questa è un po' la domanda. Grazie. È molto interessante. Sì, questa consapevolezza critica è importantissima per me, nel senso che c'è tutto un capitolo nel libro dedicato a questo amore danneggiato, e qui distingo tra relazioni d'amore che costringono i partecipanti a riprodurre dinamiche, appunto, per esempio di sessismo, di razzismo, perché hanno bisogno del riconoscimento e per ottenerlo cadono e riproducono dinamiche razziste o sessiste, però alcune dinamiche, soprattutto la divisione di genere, porta anche a relazioni di dominio, anche di violenza e infine anche a femminicidio, no? Che secondo me è una conseguenza dell'amore erotico, cioè non della mancanza di amore, ma proprio di una forma di amore erotico condizionato fortemente dalla dicotomia di genere, di un certo tipo di. E poi anche dinamiche di sfruttamento, beh, insomma, faccio tutta una serie di. Quindi è importantissimo questo sguardo critico. Però non so esattamente cosa voglia dire amare meglio. Sicuramente amare in modo libero, cioè in modo che, in un modo che garantisca, come dicevo prima con Cavell, a ognuno, no, di fare questo, di essere messo almeno nelle condizioni di fare un processo. Insomma, di capirsi meglio e di diventare un soggetto. Insomma, amare meglio vuol dire questo. Amare meglio vuol dire anche amare meglio il mondo, nel senso, non so se, però questo mi sembra una prospettiva un po' diversa da quella della Pulcini. Perché per me amare il mondo, cioè non si può amare il mondo, ma si può imparare nell'eros a essere insoddisfatti col mondo che abbiamo. Questa è una cosa che Audre Lorde, per esempio, sviluppa, e lei dice: quando proviamo queste emozioni di gioia e di completezza, no? Che a volte raramente riusciamo a provare nell'esperienza erotica,
ci rendiamo conto di quanto il mondo faccia schifo. Questa gioia è possibile solo in alcuni momenti, così, e magari solo in camera da letto, no? E quando impariamo da questa gioia, impariamo anche ad arrabbiarci che il mondo non ci permette questa gioia più in modo più diffuso, e questo magari ci può anche spingere a intraprendere delle azioni collettive per cambiare qualcosa, no? Questa è anche un po' l'esperienza che Audre Lorde stessa racconta, sì, è la sua esperienza, cioè quello che ha fatto lei, cioè quello che Audre Lorde era questa attivista lesbica di colore negli anni 50-70, per cui le relazioni erotiche hanno avuto questo ruolo di soggettivazione, di politicizzazione quasi. Quindi, ecco, quindi questo per me intanto vuol dire amare meglio, però è appunto un amare meglio in funzione della teoria critica, quindi è molto limitato come, forse come... Grazie, grazie mille. Benissimo. Allora, c'è una domanda da Linda Lovelli. Ciao, buongiorno a tutti, mi vedete? Ecco. Sì. Ciao. Ciao a tutti, buongiorno. E avrei una domanda sulla relazione tra questa concezione di amore così strettamente legata all'idea di libertà sociale, cioè qual è la relazione di questa idea con l'autonomia invece in senso kantiano, no? Perché diceva, cioè riferimento alla critica di Adorno, all'idea dell'amore come funzionale all'auto-ottimizzazione, però dicendo non si applica a Kant quanto a determinate interpretazioni più riduzionistiche, diciamo, volendo, del suo pensiero, e quindi quale potrebbe essere la relazione appunto di questa prospettiva che si rifà più a una tradizione forse hegeliana, però cosa rimane di Kant in tutto questo, come si può integrare o articolare all'interno di una prospettiva kantiana? Questa è la prima cosa che mi interessa particolarmente, perché io tendo a vederle come due aspetti complementari, quello dell'autonomia e quello, diciamo, della libertà sociale come è stata esposta. E poi, vabbè, solo la curiosità di sapere quali sono i presupposti di questa estensione del concetto di Eros alle relazioni amicali, cioè quindi capire un po' meglio quello che non si è potuto magari spiegare, perché dato appunto per presupposto, ma appunto non volevo solo sapere se quali sono le basi, ecco, di questa estensione del concetto di Eros. Grazie. Grazie. Allora, io Kant non lo conosco molto bene, quindi non so se posso risponderti veramente. Temo però che la mia, un po' come sviluppo un po' le cose, abbiano veramente poco a che fare con Kant, anche perché a me piace, io seguo un po' la visione di Henry Frankfurt, e lui dice l'autonomia di tipo erotico o dell'amore, che tra l'altro per lui l'amore sessuale, passionale, non è proprio il massimo, per lui è meglio l'amore parentale, per lui è la vera fonte di ragioni, di valori, no? E lui dice che questo è un tipo di autonomia che veramente non c'entra niente con Kant. L'unica cosa che forse c'è in comune è che anche Kant aveva questa cosa romantica, per cui lui parlava di amore patologico, nel senso che di amore per, cioè, l'amore umano, l'amore anche sessuale, è un amore per inclinazione, e lì non ci puoi fare niente, è qualcosa di non controllabile, e per questo non può far parte della morale, no? in nessun modo. E anche Henry Frankfurt ha l'idea che le emozioni d'amore sono incontrollabili, nel senso che non vengono da nient'altro, sono autonome, nel senso che non sono cioè, è l'amore la fonte di queste delle azioni che ti metti a fare, ma anche delle sue giustificazioni e anche delle loro giustificazioni, delle loro ragioni e del valore che ci vedi. E quindi entrambi, diciamo, hanno questa cosa romantica, che le passioni, almeno in parte, almeno del tutto non si possono controllare, e questo per Kant rendeva l'amore non umano, passionale, ma anche un'amicizia al di fuori della sfera morale, mentre per Frankfurt era una fonte autonoma di autonomia, però appunto di autonomia personale e non morale. Ecco, sì, io
un po' questa cosa di Frankfurt, c'è un po' lavorato sopra, quindi temo che Kant, anche però c'è una cosa che Kant dice, non mi ricordo, sull'interesse pratico, sul prendere interesse, quando dice il prendere interesse a un'altra persona. Questa cosa qua invece, lì c'è qualcosa che ci sta anche con la teoria del riconoscimento. Che appunto io mi interesso, ho un interesse pratico, mi interesso a un'altra persona, e appunto anche lì, non per motivi egoistici assolutamente, ma non è neanche semplicemente il rispetto dell'altro, no? L'interessarsi all'altro è un qualcosa di morale per Kant, e c'è qualcosa di questa cosa del prendere interesse da un'altra persona, che non c'entra niente con te, ma ha tutto a che fare con l'altro, questa cosa qua che, insomma, però ecco, non vorrei ora dire stupidaggine su Kant, che non lo so. Sì, sull'amicizia, allora, tutte le cose che a me interessano dell'eros, cioè il rapporto di riconoscimento, il processo di riconoscimento, l'educazione, il processo educativo intersoggettivo, l'esercitare il potere sull'altro, che può diventare un potere negativo, però può essere anche un potere come empowerment, io esercito un potere su di te, ma anche nel senso che ti do potere. Queste cose, anche il fatto che vi sia un'affettività appunto non controllabile, si può dire anche nell'amicizia, cioè si può dire sia di quello che noi, diciamo, comunemente chiamiamo amore sessuale, amore romantico, ma anche per l'amicizia. Cioè, l'affettività, per esempio, il fatto di essere presi da qualcosa più forte di noi, c'è anche nell'amicizia, secondo me. Anche la volontà di essere uniti, ma anche la necessità di separarsi, di stabilire una separazione, ma anche il forte bisogno e urgenza di stare insieme, di stare molto vicini, c'è anche nell'amicizia, anche se non è sessuale, no? E quindi ecco, tutte le cose, secondo me, interessanti si possono dire sia dell'amore sessuale e anche dell'amicizia. Poi chiaramente ci sono delle differenze, ci possiamo trovare delle differenze, soprattutto incentrate sull'attività, sul desiderio sessuale, anche se lì non è così facile, perché ci sono relazioni, no, aromantiche di persone relazioni romantiche asessuali, no? Il movimento della sessualità rivendica il romanticismo, un romanticismo senza sesso, quindi in caso di una relazione romantica, dove però il discrimine con l'amicizia non è dato dall'assenza di sesso. E poi, oppure ci possono essere delle relazioni di amicizia non romantiche in cui c'è il sesso, quindi ci sono un sacco di cose. Però io ho deciso di non... Cioè, ho deciso che non è importante fare questa distinzione tra amore romantico e amicizia, anche perché secondo me è un problema nella società che noi tendiamo a dare più valore al nostro partner romantico e a ignorare o mettere, diciamo, in secondo piano l'amicizia. Secondo me questo è un problema, è un impoverimento della nostra relazione. Per cui ho deciso, come dire, anche se ci sono delle differenze, di non soffermarmi sulle differenze, ma... Grazie. Grazie mille, grazie. Posso dire una cosa in aggiunta soltanto, diciamo, rispetto alla domanda interessante di Linda su Kant, no? Honneth stesso, nella definizione di libertà sociale, poi do assolutamente la parola a Roberto che forse vuole dire proprio qualcosa anche su questo, da un lato sembra quasi che la libertà sociale, in polemica con Habermas, Appel, cioè quel passaggio iniziale proprio del diritto alla libertà, nel capitolo sulla libertà sociale, da un lato la libertà sociale è la libertà sociale nelle istituzioni, cosa anche abbastanza discutibile nel dibattito successivo, e tu in realtà il tuo lavoro lo dimostra, cioè tu non stai parlando di un'istituzione specifica, tu stai parlando di una pratica, chiaramente. Dall'altro, in realtà lui semplicemente lo intende come l'intersoggettività della libertà riflessiva, cioè la libertà di Kant resa non più monologica ma intersoggettiva. Ma questa cosa era, diciamo, già
importato sia di Habermas che di Apple, tant'è che Onnet stesso dice non sono abbastanza diciamo non è abbastanza sociale il discorso in Habermas, però lo è già una libertà sociale, non so se mi spiego, cioè è già qualcosa che cioè già uno spazio di interazione nella quale i partecipanti all'interazione approvano riflessivamente ciò che accade nell'interazione. Cioè, appunto, l'universalizzazione intesa come interazione, come intersoggettività. Quindi non so se da questo punto di vista Kant a un certo punto potrà entrare o potrà essere riabilitato, perché a volte sembra che ci sia un po' un fraintendimento da entrambi i lati. Sia diciamo dai hegeliani, questo si vede molto esempio nel dibattito tra Forst e il suo kantismo radicale e Onnet e Egghi. Però non voglio togliere spazio a Roberto. Posso dire una cosa? Forse su allora, come Kant era già implicito in Hegel, cioè Hegel non è una contraddizione, cioè Hegel non fa fuori Kant. Certo. Ingloba Kant in qualcosa di più grande, o di magari di troppo grande, di troppo sistematico, no? La stessa cosa fa Onnet, secondo me, con Habermas, soprattutto nella direzione di sviluppare, appunto, come hai detto tu, giustamente, istituzionalmente. Però Onnet, soprattutto con questo articolo, però non mi ricordo come si... sì, è un articolo che si chiama Three Not Two Concepts of Liberty, e Onnet parla anche della libertà del noi, e questa cosa secondo me non c'è che è una cosa appunto più da capire a partire dall'antologia sociale del collective action, collective intentionality, collective mind e anche collective emotions. Questa cosa dell'essere liberi come noi, cioè un noi che agisce insieme, questa cosa non c'è in Habermas, secondo me. Sì. E poi quello che non c'è in Kant, non c'è in Habermas, è la... C'è un tentativo di istituzionalizzazione del discorso, infatti enorme, in cui il noi si diluisce nelle pratiche della solidarietà tra estranei. Roberto, non voglio... No, beh, ma allora, intanto Linda ha fortunatamente sollevato alcune questioni che sono secondo me molto rilevanti e a cui avevo pensato anch'io e avete già risposto, in particolare tu Federica hai ben risposto su questo, così chiarendo un po' anche la questione della filia, dell'amicizia, eccetera. Proprio in Kant c'è nella metafisica dei costumi una disamina dell'amicizia che è molto affascinante, è nella parte che riguarda le dottrine delle virtù, la dottrina delle virtù, perciò, e lui si riallaccia esplicitamente a Aristotele, quindi alla filia aristotelica, che è un vincolo sociale, cioè è proprio quella relazione del noi. Dunque, secondo me in Kant c'è forse un po' più di quello che ora tu dicevi non c'è in Habermas, perché Kant questa dimensione, a parte averla vissuta, se leggi la biografia scritta da Manfred Kuhn, pubblicata in Italia dal Mulino, la biografia di Kant, si vede quanto fossero importanti per lui certe relazioni di amicizia che lo hanno segnato fino al punto che al 40° anno gli muore un amico e lui cambia completamente lo stile di vita. Allora, questo c'è, no? Ed è una relazione molto profonda che lui vede sia nella dimensione del vincolo e del fatto che si impone a chi la vive e come emozione anche però liberante, come affetto liberante. Quindi lì si potrebbe esplorare, secondo me, per andare anche proprio nella tua direzione. Poi c'era, secondo me, c'è un elefante nella stanza, e l'elefante nella stanza che però, secondo me, tu hai modo di scavalcare, nonostante sia un elefante, è la famiglia. Cioè, che ne è in questa visione? Io posso immaginare un po' una risposta e posso anche immaginare che sarei abbastanza d'accordo, ma volevo sentirlo da te. Cioè, che ne è delle relazioni, diciamo così, generative, dove generative vuol dire non necessariamente generare un figlio o una figlia, ma o adottarlo, oppure neanche avere figli, ma essere generativi nel senso di essere un fermento, un lievito sociale anche, no? Molte coppie che non hanno figli sono generative in altro modo, sono accoglienti, sono modo di... Allora ecco, siccome nella teoria critica,
prima ancora, dalla Sacra Famiglia in poi, Engels, no? L'oggetto da distruggere è la famiglia borghese, no? Che ne è qui. Cioè, mi sembra che il tuo discorso tagli un po' trasversalmente, se posso dirlo, questa questione. Cioè, tu, da una prospettiva come la tua, non c'è bisogno di fare la critica della famiglia borghese. C'è bisogno probabilmente di dire in che misura le famiglie, se diciamo si costituiscono al di là dell'ideale eterosessuale vincolato a certe tradizioni, a certi vincoli, se si ridefinisce la nozione di famiglia, allora possiamo, no, appunto, uscire anche dalla, dalla gabbia borghese di quella costruzione, perché quella costruzione può essere molto oppressiva, no? Ed è oppressiva per vincoli sociali, però può anche essere, e lo è nei, nei casi felici, una, un luogo emancipativo, e non ha a che fare, no, con la struttura, cioè con l'eterosessualità e con la, la generatività tradizionale, ha a che fare con qualcos'altro. Ecco, mi chiedevo come lo sistemi tu. Sì, grazie, bellissime domande. Sì, la cosa dell'amicizia nella metafisica dei costumi è interessantissima. Tra l'altro vorrei scrivere una cosa su, sull'amicizia e la morte, perché le filosofie dell'amicizia più interessanti sono quelle che sono confrontate con la morte dell'amico, Montaigne, Seneca, e non sapevo questa cosa di Kant, per cui è interessantissimo, grazie. Cioè, che l'amico viene morto, lui ha, sì, è veramente perfetto. Sì, relazioni generative mi piace moltissimo come, come espressione. Allora, non so, non parlo di famiglia perché, perché la famiglia appunto ha questo portato, sì, borghese oppure religioso, e, o meglio sembra una comunità, no? Un noi appunto già istituzionalizzato secondo certi dettami, però certamente non deve essere così per forza. Però nel terzo capitolo parlo di erotic bonds che possono avere un'esemplarità. Quindi questa parlo un po' di questa generazione e cerco di spiegarla come erotic bonds che possono essere sia eterosessuali, infatti sono quelli di cui parla Cavelli, sono queste coppie esemplari che muovono, che attirano il riconoscimento pubblico. Cioè, sono così, presentano un modello nuovo o alcuni aspetti del modello che sono delle novità e sono presentati in un modo che affascina e che muove gli altri a rivedere alcune cose delle proprie pratiche e a fare delle cose diverse. Quindi in questo senso generativo, perché attrae questo riconoscimento pubblico. E poi nell'ultimo capitolo analizzo un paio di, appunto, di altre storie esemplari in questo senso, e due sono relazioni di amicizia, una per esempio quella di Elena Ferrante, no? Le due protagoniste di, dell'Amica Geniale, e lì in qualche modo tra loro, cioè, in effetti è una famiglia quello che quelle due ragazze, anche perché le loro famiglie tra l'altro sono anche molto molto unite, e lì, e lì è proprio un rapporto di amicizia molto erotico e molto agonista, perché continuano, cioè, li chiamano continuamente, ed è però generativa ed esemplare, nel senso che sia nel lettore che anche a livello del romanzo stesso affascina e provoca dei desideri di cambiamento. E poi anche altri tipi di erotic bond, appunto esemplari, poliamorosi o queer in diverso modo, che hanno questo potere passivo di irritare anche, di muovere, di dar fastidio, ma anche di, allo stesso tempo di affascinare anche. Quindi questo senso generativo. E dopo quel contesto lì c'è anche una discussione sulla cosa della famiglia, in realtà, del riconoscimento legale delle coppie gay, no? E lì discuto le diverse posizioni, e lì dico che da un punto di vista filosofico bisogna rimanere agnostici, questo, cioè, se, perché ci sono dei gruppi di attivisti che sono per il riconoscimento legale della famiglia, appunto, gay, e alcuni attivisti queer invece che dicono no, perché dobbiamo omologarci, E secondo me questo è un esempio, tra l'altro, di lotta sociale anche alla Dewey, in cui appunto dal punto di vista filosofico non si può dire a priori chi ha ragione, chi ha torto. Cioè, io ho le mie idee, però sono idee politiche, no? Dal punto di vista filosofico
Però lì è un bel esempio in cui il processo, cioè, le relazioni erotiche entrano nel fare anche nuove forme di legalità e di leggi e quindi anche di istituzioni che hanno a che fare con la famiglia, però sono anche la loro messa in discussione, quindi anche c'è l'idea della liminalità dell'eros tra quello che è e quello che può essere, tra forme di istituzionalizzazione e di riconoscimento anche dall'alto e anche allo stesso tempo della loro messa in discussione. Quindi in realtà sì, questa cosa delle relazioni generative mi piace tantissimo. Più che generative, appunto, io le chiamo trasformatrici. Certo, trasformative, sì, sì. Trasformative, sì. E questa cosa della famiglia, un po', appunto, c'è questa discussione tra opportunità o meno del riconoscimento legale delle unioni queer o anche non monogamiche. Allora, io ho una domanda scritta da parte di Giovanni Andreozzi, che ha problemi adesso al computer, insomma, però me l'ha mandata per messaggio, e la metterei insieme, diciamo, farei una collezione di domande con anche quella successiva da parte di Adele Di Lullo, se per te va bene. Allora, Giovanni chiede: è possibile coniugare l'amore erotico inteso come movimento di liberazione con la temporalità, ossia come la libertà sociale trasformi lo spazio, il mio luogo e anche il tuo? Possiamo dire che l'amore erotico trasforma il tempo e in che modo? E se Adele vuole invece fare la sua domanda. Sì, non so se mi vedete, se mi sentite. Sì. Ok, io avrei due questioni. Innanzitutto, comunque, grazie per il seminario, è stato veramente interessantissimo e bellissimo, almeno per me. Però ecco, mi hanno interessato in particolare due punti. Il primo è il fatto che, appunto, all'inizio lei ha detto che c'è un dal punto di vista della critica del capitalismo, comunque l'ideale neoliberale della libertà individuale ha impedito l'amore duraturo, delle relazioni stabili. Però mi chiedo perché questo viene visto come un valore, nel senso, l'amore per, mi verrebbe da dire, definizione, ma forse proprio perché non può essere definito, è di per sé diveniente, è un divenire così come l'animo umano. E pertanto mi chiedo perché si pretenda che sia stabile e duraturo. Lei ha fatto, per esempio, lei ha fatto l'esempio di La La Land come appunto esempio di libertà, di ideale neoliberale che cozza con insomma, lo svilupparsi della coppia. Però ecco, io penso anche in un'ottica, appunto, dal punto di vista del perfezionismo cavelliano, che comunque non è cioè quel che impedisce ai due protagonisti di La La Land di stare insieme non è tanto il fatto che appunto preferiscano la libertà individuale al bene della coppia, quanto il fatto che a un certo punto, per diventare quel che vogliono diventare, per divenire quel che vogliono essere e che forse sono sempre stati, a un certo punto non desiderano più l'altro. Per desiderare se stessi non desiderano più l'altro, che è in realtà un meccanismo che c'è in tutte le commedie del rimatrimonio. Basti pensare a Philadelphia Story, che comunque c'è un momento in cui la coppia si è lasciata, come anche in Is Girl Friday. E quindi, appunto, non vedo perché debba essere una cosa negativa, anzi, forse è proprio il bello. Anche perché se non finisse, se a un certo punto l'amore non finisse, non avrebbe niente da insegnare, quindi non si potrebbe neanche configurare come educazione. E a tal proposito, le giro anche una provocazione che però non è mia, ma di Ralph Waldo Emerson, che probabilmente suppongo lei conoscerà, perché comunque appunto è sempre in ambito di filosofi americani. E cioè dal momento che comunque abbiamo visto che l'amore ha una potenza normativa, che comunque crea vincoli sociali, allora, perché, appunto, come dice provocatoriamente Emerson, non è mai stata sperimentata la potenza dell'amore come base per uno Stato? Perché non è mai stata sperimentata ed è sperimentabile? È pensabile avere l'amore
alla base della politica? Grazie, sono delle domande veramente fantastiche. Giovanni, ciao, intanto anche se non ti vedo, e grazie della domanda sulla temporalità, sulla trasformazione del tempo e dello spazio. Vorrei dirti di sì, però non so bene come, è una cosa a cui veramente non ho mai pensato, però che vorrei in effetti sviluppare anche un po' per oltrepassare il mio focus, che è ancora un po' troppo, secondo me, marcato sulla dualità e sull'intersoggettività, e su vedere appunto come gli effetti costruttivi, trasformativi o generativi dell'amore siano anche materiali, no? Dipendono dalla materialità, siano effetti materiali, ecco, sul nostro tempo, sul nostro spazio. Però non so bene, non saprei bene dirti come. Mi vengono in mente alcune cose, cioè la prospettiva magari messianica, dell'amore messianico, per cui credo che anche Roland Barthes ne abbia parlato. L'amante, no? È colui che aspetta l'infinito, per cui il tempo non, appunto, può aspettare per sempre, in un certo senso. Però ora, appunto, non saprei, ci dovrei pensare meglio. Paolo, è una domanda bellissima. E Adele, grazie mille, sono domande fantastiche. Sì, sulla prima, perché queste relazioni negative dovrebbero essere un problema? Allora, devo ammettere che la vedo come te, in fondo, anche se più si diventa vecchi, più forse. Oppure un'altra cosa che pensavo, perché in effetti Eva Illud ha questa anima conservatrice, la critica dell'amore della Illud, perché tende in qualche modo, in modo più meno criptico o implicito, a prevalere forme precedenti di relazione. Come precedenti, in un mondo per esempio non femminista, in cui le donne non avevano. Nel libro io dico che, insomma, cioè, ci sono un sacco di vantaggi dal punto di vista femminile, femminista, su perché le relazioni possono interrompersi o debbano interrompersi. Anche in La La Land, in fondo, è lei che è molto ambivalente, perché è lei che alla fine vuole perseguire la sua carriera e si sente che non può più farlo dentro la coppia, e sarebbe assolutamente sbagliato dal punto di vista femminista criticare questa traiettoria dal punto di vista dell'amore, perché in quel caso infatti sarebbe contro un desiderato femminista. È vero che in Cavelle le coppie si lasciano, però poi il punto è che tornano insieme. Cioè, il momento della separazione, della negatività, è in effetti fondamentale per andare avanti del processo, però poi la cosa di questi remarriage, sono remarriage, alla fine tornano insieme e scoprono che, in fondo scoprono che, cioè, le donne, ma anche gli uomini, scoprono che possono diventare esattamente quello che vogliono diventare, possono cambiare, proprio grazie alla continuazione poi o alla ripresa, della coppia, mentre nella Land la separazione alla fine è definitiva. Secondo me non è da vedere negativamente la separazione o la fine necessariamente, però appunto per fare teoria critica con l'ero sono più interessanti quelle separazioni o quel negativo o quelle incomprensioni, quelle opacità che avvengono all'interno della relazione. Quando la relazione è finita, ok, è finita, pace. Secondo me è più interessante vedere come il negativo si dialetticizza col positivo, non semplicemente dal punto di vista della fine, però chiaramente ci sono il valore del divorzio, eccetera, è importantissimo dal punto di vista femminista. Sì, Emerson, lo Stato, sì, anche qui, insomma, c'è anche un po' la mia polemica con i post-marxisti come Negri e Art, che secondo loro è proprio l'amore erotico, anche in modo simile a come lo metto io, dovrebbe essere il principio principale della politica, no? Quindi magari non dello Stato, chiaramente, nella prospettiva più anarchica.
Però secondo me non può essere così, perché l'amore, anche l'amore erotico, e questo anche tra l'altro la mia critica a Marcuse, non è solo una forza positiva, perché appunto è attraversata da incomprensioni, ma anche da brutture, anche da cose brutte, o da momenti di distruzione, di autodistruzione, che non possono essere tolti. Quindi farlo diventare il principio della politica è estremamente pericoloso, ed è però questa pericolosità, diciamo, che lo rende anche interessante, però non lo farà diventare il principio della politica. E poi c'è un altro motivo per cui l'amore erotico, secondo me, è una relazione tra persone che si conoscono bene, che sono intime, e pensare di avere una relazione intima e intensa come quella dell'Eros con qualsiasi tuo concittadino, è, secondo me, nella modernità, per noi è un incubo pensare di dover avere lo stesso tipo di anche impegno, ma anche appunto intensità, pericolosità, ma anche intensità positiva. Sarebbe troppo dispendioso a livello psicologico ed esistenziale allargare troppo cioè la collettività erotica. La ringrazio, ci sarebbero un sacco di altre cose che mi vengono in mente, però il tempo è quello che è. Su Zoom e non si può poi continuare. Quindi mi limito a ringraziarla. Stavo pensando che sulla questione della temporalità forse Rosa avrebbe qualcosa da dire, però non so cosa pensi della sua teoria della risonanza rispetto a come tu declini il tema dell'Eros. Anche se forse appunto Giovanni si riferiva a una questione di temporalità più ampia, cioè anche storica, credo. E se ci sono altre domande, suggestioni, sono le 16, quindi teoricamente il nostro tempo è esaurito, ma... Sì, se volete anche poi scrivermi delle domande, oppure se volete continuare, mi fa piacere appunto... continuare anche per me, se avete voglia. Va bene, se non ci sono altre questioni, io direi anche possiamo liberarti in una forma di libertà sociale, naturalmente. Forse c'è una domanda. Buon pomeriggio, un attimo che arrivo con la... Buon pomeriggio, scusate, non volevo intralciare la chiusura dell'incontro, ma mi è venuta in mente un'immagine. Sto leggendo un libro che si chiama Le memorie di Adriano, e proprio nelle prime pagine c'è una descrizione molto inerente, secondo me, anche al tema che stavamo trattando, cioè al punto di vista da cui stavamo trattando, l'amore. E mi è venuto in mente un passo in cui appunto c'è questo rapporto epistolare, c'è Adriano che dice: io vorrei costruire un sistema di conoscenza umana basato sull'erotica, sull'erotica del contatto, e non lo so, il passo qui davanti, non so se posso leggerlo. Dice: a volte ho sognato di elaborare un sistema di conoscenza umana basato sull'erotica, una teoria del contatto nella quale il mistero e la dignità altrui consisterebbero appunto nell'offrire al nostro io questo punto di riferimento di un mondo diverso. In questa filosofia la voluttà rappresenterebbe una forma più completa, ma anche più caratterizzata, dei contatti con l'altro, una tecnica in più messa al servizio della conoscenza del non io. Anche nei rapporti più alieni dei sensi, l'emozione sorge o si attua proprio nel contatto, poi diciamo continua su questa linea. Ecco, mi chiedevo se secondo lei questo fosse possibile, una domanda che viene spontanea, diciamo, alla luce anche del periodo storico che stiamo attraversando, in cui il contatto appunto non è possibile, non è consentito, e se quindi i rapporti umani, intesi proprio come eroticità dei rapporti umani, possano essere, diciamo, mantenuti come fondamento, insomma, del nostro sistema di relazioni con gli altri. Sì, grazie tantissimo, è una bellissima citazione che in qualche modo mi sembra che sia stata ripresa da Marcuse,
nella sua idea di questo Eros come questo motore della, della liberazione verso una libertà sociale, e, ma anche dei romantici inglesi che sottolineano o enfatizzano l'importanza della ricettività, più che della passività, cioè della capacità di assorbire le sensazioni dall'esterno, di farsi quasi, anche quasi ogni tanto di scomparire come io, e di farsi semplicemente, e questo secondo me è un esercizio etico, anche un esercizio etico che può avere anche risvolti critici e politici, perché imparare a imparare piacere, imparare le sensazioni sia positive che negative, indulgere nei piaceri senza volerci fare per forza qualcosa, senza doverli monetizzare, semplicemente questa recettività che non vuole andare da nessuna parte, che però è un allenamento però a, a guardare, a percepire l'altro, l'altro nel senso sia intersoggettivo che naturale, appunto mettendosi in secondo piano e mettendo in primo piano le sensazioni che vengono fuori, secondo me è una capacità, diciamo, o una capacità passiva estremamente importante, anche se pensiamo a quello che, insomma, alla crisi ecologica, no? All'importanza che dovrebbe avere il metterci da parte, mettere al centro magari qualcos'altro, oppure distanziarci o metterci di lato rispetto ai nostri interessi, i nostri profitti, no? Forse dovrebbero essere, no, non forse, dovrebbero essere in secondo piano. Quindi questa è una cosa, questa capacità di percezione e di ricezione è qualcosa assolutamente che viene allenato nel rapporto erotico. E appunto, questo sicuramente in Marcuse, questa è una cosa importantissima. E quindi, sì, speriamo che i vaccini permetterci di ricominciare, sì, a esperire queste cose, soprattutto anche con gli altri, sì. Al più presto. Grazie. Bene, io ne approfitto per dire che il prossimo seminario di Storia, Utopia e Emancipazione, il prossimo è il 28 aprile con Pauline Kleingelt, si parlerà di Kant, si parlerà di due temi che abbiamo attraversato, Kant e l'idea di libertà positiva, e invece il 5 maggio ci occuperemo di Marcuse con Raffaele Laudani, e ci parlerà di unidimensionalità, quindi tenete d'occhio il nostro programma e vedete come c'è senz'altro un fil rouge. Grazie Federica, grazie mille. Grazie mille veramente. Sì. Grazie mille Federica anche da parte mia e da parte della facoltà, diciamo così, se posso rappresentarla. Grazie davvero, torneremo a parlare di questi argomenti. Ciao. Buongiorno a tutti, buona giornata. Arrivederci. Ciao. Interrompo la registrazione.